nel momento in cui il mondo si imbarbarisce, viene fuori la convenienza stupida, neppure la convenienza intelligente. Perché nella mia riflessione io non immagino che due persone debbano andare sempre d'accordo. Per la verità, quando, e se mi capita di spiegare, dico due uomini possono litigare se vogliono la stessa donna, non altro, perché no. Ma in politica no, perché in politica il segreto del successo è stare insieme. La politica da soli non è possibile. La politica è possibile farla insieme agli altri. Io che credo di essere un po' una bestia politica, avverto i momenti di solitudine quando penso da solo, perché in politica chi pensa da solo deve scrivere un libro, in politica chi pensa può pensare solo se pensa insieme agli altri, perché l'esercizio della rappresentanza, spiegalo a tuo figlio Peppi, l'esercizio della rappresentanza è fondato su questa sorta di mandato umano, non sentimentale, ma di umano nel senso che persone si mettono insieme per tutelare un interesse comune, che è l'amicizia politica. E la rappresentanza è data che chi esercita la funzione la esercita nell'interesse di quelli che rappresenta. Non è un atto di generosità, è il massimo dell'egoismo, perché l'attività politica non fondata su questo non esiste. Non a caso l'incigandimento dei personalismi sta portando alla distruzione della democrazia. Non vi dice niente che quelli che parlano parlano di sé. Io ho sentito il Presidente del Consiglio ieri in televisione che annunciava di andare a Bari per firmare un contratto. Insomma, io mi sono sempre vergognato di dire gli atti politici rilevanti che il Presidente del Consiglio fa. No. E il più grande Presidente del Consiglio, che è stato De Gasperi, faceva le cose e gli altri le spiegavano. C'è un'affermazione di Amendola ignota, però insomma conosciuta, che parlando di De Gasperi disse: questo è stato capace non solo di fare la riforma agraria in 2 mesi, questo parla di riforme da 3 anni e non conclude, non perché ci sono difficoltà, ma perché lui non sa che deve fare. Quando uno afferma che le istituzioni si fanno se non si pagano, è come se uno vi invitasse a pranzo dicendo che non si mangia. È evidente. E torno alla motivazione principale, che per me, lo dico in maniera molto serena, è la richiesta a tutti voi che siete qua, mi fa tanto piacere vedere facce che non vedevo da tempo, io non giro, ma mi dedico adesso a piccoli nuclei concentrati. È una campagna elettorale dove la ragione non ha spazio, perché la lettura delle difficoltà è data da chi si lamenta e chi non le capisce, che è il massimo della incomprensione. E allora la richiesta è di chiedere il voto, spiegate come volete, insomma non ci sono parole magiche, c'è la capacità di persuadere l'interlocutore. E la capacità di persuadere l'interlocutore è data dal rapporto di fiducia di chi lo propone. Non vi sembra brutale, però è così. Io ho fatto un'altra esperienza, io ho fatto una grande esperienza politica, perché ho tentato di convincere la popolazione del mio paese di recuperare la grande storia popolare per la ricostruzione della comunità. Ma il tentativo è su un pezzo di territorio, come coltivare il giardino. Solo che io non sono esperto di agricoltura, insomma, ma l'esperienza delle piante la fai una e poi le risegni. Io mi sto muovendo lungo questo sentiero.
Peppi, io penso al futuro, tu occupati del presente, fatti eleggere. E ci pensavo, venendo qua oggi, perché il fatto che io abbia un'età che porto bene, però, è vero, ma io leggo la mia età come una grande esperienza e oso immaginare che se il Padre Eterno mi ha dato la lucidità per arrivare adesso, vuol dire che per un po' debba continuare. Tu invece devi occuparti del presente. E allora, brevemente, perché i discorsi complicati li hanno fatti loro, io vi dico qual è la mia opinione. Lo dico anche a Giuseppe, ai Giuseppe. Io condivido le analisi che avete fatto, la descrizione, ma può darsi che abbia delle allucinazioni. Io alla mia età questo rischio lo corro, però poi un antidoto. Vi capita mai che se fate un abbaglio fate la controprova? E vi racconto un episodio, se vi detto un po'. Io sono stato legato al mio paese sempre, anche quando non ci andavo. Quando tornavo dall'università c'era un amico, un personaggio molto simpatico, che mi informava sulle cose che accadevano. Allora una volta gli chiesi: che è successo? E lui mi disse: no, è morto Tizio e Caio. E io ci ho creduto. Passa del tempo, vado a casa di mia nonna e questo Tizio e Caio arriva a casa che mi saluta con una voce flebile: ah, come state? E io, toccandolo, dicevo: e voi come state? Perché non avevo il coraggio di dire se era vivo. Adesso non vorrei, come dire, che questa mia opinione sia un po' un'astrazione, ma lo dico con grande convinzione. Io ho la sensazione che noi non riusciamo a cogliere, come dire, la fine di un'epoca, dove la fine di un'epoca non è la prossimità della morte, la fine di un'epoca è una stagione. E non a caso Cicerone, che si intendeva della vita, distingueva la vita in stagioni, rimproverando ai giovani che pensavano che la stagione vera fosse solo la gioventù e non anche la vecchiezza. Insomma, la vecchiezza è una stagione della vita. E ragioniamo sulle cose che stanno per scomparire e un po' meno sulle cose che stanno per nascere. Discutere se torniamo indietro o no mi ricorda discorsi un po' valesi di quando eravamo ragazzi, di quelli soprattutto che all'inizio dell'università, incontrando difficoltà, desideravano tornare bambini, perché evidentemente la stagione dell'infanzia era più agevole e senza grandi problemi. Questo ritorno non c'è. Il futuro che io vedo è fondato su due orizzonti. Il primo, la riscoperta del valore della comunità. Cioè la politica, organizzando la presenza sul territorio, assolve a tutti i problemi che sono funzionali alla vita delle persone sul territorio. Per cui il futuro è il governo del territorio. E io mi sono candidato per spiegare questo, per aiutare a comprendere questo, per costruire questo. Questo non si predica, questo lo si realizza, cambiando il modo di aggregarsi, i servizi, la solidarietà tra le persone. Io non ho sensazioni negative su questo. La mia impressione è che capisca più il popolo che non
i residui di classe dirigente che rimangono sul territorio come pezzi moribondi di una condizione che non c'è più. La scomparsa della capacità politica del governo del territorio non c'è. E noi dobbiamo, lo dico noi come movimento, come partito, lavorare per questa ricostruzione, che è una grande opportunità. È il futuro del governo delle comunità. Poi l'orizzonte alto, perché la politica non vive di un pezzo, c'è cioè il punto di partenza, e l'orizzonte non è più lo Stato nazionale. Non lo so se l'avete letto, io l'ho letto riportato sulla stampa, un saggio di un tedesco molto intelligente che ha spiegato che la nazione, cosa che pure io avevo pensato, è stato uno strumento di unificazione nazionale, è stato un momento di aggregazione. La nazione è diventata il punto di riferimento rispetto alla frammentazione dei comuni. Oggi la nazione è come il vestito da bambino. Siccome siamo cresciuti, c'è bisogno di apprestare un modo di vestire diverso da quello che avevamo da bambino. E l'orizzonte è l'Europa. Io dico l'Europa per dire un'area molto più vasta di quella ridotta nella quale negli ultimi due secoli siamo cresciuti e abbiamo realizzato le grandi trasformazioni. Allora la discussione se rimaniamo o no mi sa tanto di quello che al passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza decide se passa o no. No, passa, perché se non passa muore. Quindi è una necessità e il problema è organizzare questo passaggio in maniera che sia un passaggio consapevole, perché è una grande conquista, realizza la condizione della convivenza e il rischio che è stata realizzata per due secoli. Noi abbiamo dato alle persone singolarmente tutti i diritti e quando le persone hanno avuto tutti i diritti si sentono sole e sono impotenti. Oggi il dramma della solitudine è il dramma vero che condiziona la vita nelle comunità. Su questa parte, come movimento, come storia, noi dobbiamo avere la pazienza di impegnarci, di essere aperti, di discutere, di persuadere, di organizzare forme dove la discussione non è chi insegna, ma la discussione è come si fa, superare la condizione di disagio che la persona nella solitudine ha. L'orizzonte alto è l'Europa, questa è una necessità, è la conseguenza. Cioè più ci radichiamo sul territorio, più possiamo avere lo sguardo proiettato nel futuro. E fra l'altro basta pensare che il GOB è cambiato. Non so se voi che siete ragazzi ricordate che nel dopoguerra il mondo era est e ovest. Il mondo si riduceva al blocco occidentale e al blocco orientale, il resto del mondo non esisteva. Oggi il mondo è la Cina, l'India, il Brasile, l'America, il Giappone, cioè questi grandi agglomerati creano le condizioni per l'equilibrio atmosferico e la legge delle pressioni che vanno governate perché sono fatti naturali. E queste cose vanno governate dalla politica, quindi non discutere se lo facciamo o no, il problema è discutere come farlo. La classe politica attuale in realtà è impotente il Presidente del Consiglio, è impotente la formazione dei partiti, perché la politica è pensiero, non realizzazione. Ma lo dico a tutte le persone, qualunque cosa noi facciamo, anche le cose meccaniche, quando riusciamo a farle in quanto le abbiamo pensate prima. E vi do un esempio: se dovete pronunciare una parola che non avete mai pronunciato, prima di pronunciarla ci pensate, meglio quando parlate abitualmente. Questo è il campo nel quale si gioca. E questo voglio dire a Giuseppe: se noi abbiamo questa comprensione, se ci muoviamo coerentemente su questa posizione, presto o tardi la via che noi abbiamo immaginato diventerà una strada percorribile, non per la vittoria di uno, ma per la realizzazione di una condizione di vita che riguarda il futuro delle nuove generazioni. Dentro
tutto questo contesto poi si risolvono i problemi della finanza, della scuola, dei servizi. Diversamente rischiamo di discutere di meccanismi di gestione in uno spazio, in una realtà che nessuno riesce a definire. È semplice? Io mi auguro di sì. Ma il sì non è la speranza, il sì che in alternativa questo non c'è soluzione. Cioè non è una cosa che possiamo o non possiamo fare. Se riusciamo a riflettere, questa è soltanto la strada che dobbiamo percorrere. E su questo sentiero, la ricomposizione delle aggregazioni, che sembra un fatto di pensiero, io facciamo la campagna elettorale, ma uno sgarabocchio così non comunica niente, perché è uno sgarabocchio di persone incapaci, di gente che si propone senza interpretare il bisogno e le esigenze della gente. La politica non parla insegnando, la politica è come il medico, aiuta il paziente a guarire. Quando il medico non aiuta il paziente a guarire, non è medico. Quando la politica non aiuta le persone ad uscire dalle difficoltà, non è la politica. Un presidente del Consiglio che anziché realizzare fatti, fa solo promesse, dimostra di essere un ragazzo avventuroso che il paradosso vuole, rischia di essere distrutto da qui. Perché se si comincia a dire bugie, il bugiardo riesce a dire la bugia più grossa. Ricordate Miracolo a Milano? Quando la competizione sui numeri fu vinta dal barbone che, non riconoscendo l'aritmetica, al dunque disse più uno, perché più uno era il massimo della somma possibile. Io vorrei che, come dire, andaste via con tutti i dubbi che avete, perché sarebbe strano se non aveste dubbi, con tutte le incertezze che avete, però di attraversare questo passaggio utilizzando più la capacità umana della fiducia anziché la motivazione ideale di un pensiero che non ancora c'è. E se riflettete che la politica è senza pensiero, è il massimo dell'organizzazione politica senza pensiero, il PD, e vedete, si mettono insieme e girano, ma non sanno che dire, e ritengono che, siccome sono tanti e si disperdono, siano la forza rappresentativa del paese. In realtà sono persone senza pensiero e, in un certo senso, senza speranza. Mai una formazione politica è stata così disgregata come questa, mai noi siamo così solidari come in un momento disperato come questo. E io vi auguro che vi impegnate, io lo faccio per quello che posso, vedrai i risultati. Perché? Perché credo che Giuseppe l'abbia spiegato bene andando in giro, l'ho seguito. Noi abbiamo il dovere, come dire, come tutti quelli che attraversano momenti di difficoltà, insomma, di chiudersi in attesa che poi ci si possa dispiegare. E siccome ritengo che se anche noi usciamo da una condizione un po' di inerzia che abbiamo avuto, questa è la verità, non, se non lo dicessimo diremmo le bugie, ripensando come sempre è accaduto in politica, possiamo essere un riferimento per il domani, non per la vittoria di una persona, la vittoria di un partito, ma l'affermazione di un'idea, perché solo l'idea è l'anima della democrazia.